certo, la regione deve essere vicina a questi uomini e a queste donne perché sono delle persone significative per il nostro territorio, perché quello che si fa nella nostra regione è la dimostrazione di quello che si fa fuori della regione, è una cosa molto importante. Perché è importante? Noi oggi premiamo le eccellenze lucane, premiamo quelle persone che hanno avuto modo di realizzare anche un sogno che hanno coltivato in Basilicata fuori dal territorio della Basilicata. Si sono fatte conoscere e hanno portato in alto soprattutto quelle che sono le tradizioni, la cultura, la voglia di fare dei lucani. Come diceva il poeta Siniscalchi, il lucano non è un esibizionista, si sposta, va fuori, quando lavora non parla, non canta e fa il nido nel posto dove si trova. Io dico, ma oltre a fare questo fa soprattutto fatti che sono fatti concreti, come quelli che premieremo, molti di quelli che premieremo proprio questa sera. E io credo che questo sia un motivo di orgoglio non solo per chi è il presidente della regione e sicuramente per tutta la giunta, per tutti noi lucani, ma è uno stimolo anche a invogliare i lucani a continuare a far bene fuori, ma soprattutto a cercare che quello che fanno fuori poi lo possano portare nel nostro territorio. Noi abbiamo bisogno nel nostro territorio di competenze importanti e credo che questo sia un modo anche per dare delle risposte soprattutto ai tanti giovani che sono qui nella nostra Basilicata, alimentano speranze per il loro futuro ed è giusto dare anche a loro quella spinta attraverso coloro che si sono affermati per poter migliorare e per poter dare delle risposte concrete.